Sicuramente ti sarà capitato un nonno o un genitore che ti dice: alla tua età io avevo già un lavoro serio, una famiglia e una casa. In questo video cercheremo di scoprire la verità. Veramente i millennial e la generazione Z sono pigri, irresponsabili e non sono capaci di comprare casa? Oppure i boomer hanno avuto qualche vantaggio scorretto? Sono Jacopo Tartaglio e sono il fondatore del blog immobiliare e di Valenti Italian Properties. Quindi se devi comprare o investire in immobili, oppure vendere una casa o gestire il tuo patrimonio immobiliare, puoi contattare me ed il mio team. Trovi in descrizione i recapiti per raggiungerci. Qualche giorno fa WinMedia ha pubblicato questo post, dove si vede chiaramente che in passato, nel 1985, i giovani avevano un reddito che era molto più vicino al valore degli immobili rispetto a quello che è oggi nel 2024. Nello specifico vediamo che nel 1985 un giovane aveva uno stipendio medio di 13.200 euro e un immobile di 100 metri quadri aveva un prezzo di 85.000 euro. Ovviamente stiamo parlando di valori normalizzati in euro e che tengono conto dell'inflazione. Oggi invece un giovane nato tra l'80 e il 96 ha un reddito di 19.000 euro e un immobile di 100 metri quadri costa più di 182.000 euro. Quindi la situazione è nettamente cambiata. Ora, tralasciando il fatto che non si capisce bene da questo post se i redditi siano netti o lordi, la situazione non promette per niente bene. Infatti la comparazione fra il prezzo degli immobili e i redditi delle persone è uno dei principali indicatori che gli economisti tengono in considerazione per calcolare quanto effettivamente le persone sono in grado di comprare una casa di proprietà. Il calcolo nello specifico è molto semplice ed è il seguente. Si prende il valore medio degli immobili, in questo caso nel 2024 per un immobile di 100 metri quadri secondo Will è 182.800 euro e lo si divide per il reddito annuo medio. In questo modo si riesce a calcolare quanti anni di reddito riescono a coprire il valore medio di un immobile. Nel 1985 bastavano 6,4 anni di stipendio per poter comprare un immobile. Nel 2024 servono ben 9,62 anni per coprire il valore di un immobile da 100 metri quadri. La maggior parte delle fonti considera un rapporto normale fra valore di un immobile e reddito annuo intorno a 4-5. Vuol dire che il valore di un immobile dovrebbe essere 4-5 volte più grande del reddito annuo per stare in una situazione di equilibrio, che poi anche qua dobbiamo capire cosa vuol dire situazione di equilibrio, però diciamo che la maggior parte degli articoli e degli studiosi riportano questo dato. Un'altra comparazione che si può fare per capire se in passato effettivamente era più facile comprare una casa è confrontare il PIL pro capite con il valore degli immobili in termini reali. In termini reali significa che si toglie dall'equazione l'inflazione, quindi non si tiene in considerazione il valore nominale del bene, il valore nominale dell'immobile, ma si prende in considerazione il valore reale. Facciamo un esempio per capirlo un pochino meglio. Se il valore degli immobili in un anno aumenta del 5% in termini nominali, quindi in termini assoluti aumenta del 5%, ma l'inflazione è del 5%, vuol dire che il valore dell'immobile in termini reali non è cresciuto, ha fatto 0%. Se invece l'inflazione fosse stata, per esempio, del 3%, avrebbe significato un aumento del valore reale degli immobili del 2%. Quello che si è verificato, per esempio, nell'ultimo biennio in Italia è che gli immobili sono cresciuti di circa il 5%, ma l'inflazione è stata molto più alta, quindi in realtà, in termini reali, il valore degli immobili è calato. Ma vediamo il grafico che ha elaborato Banca d'Italia per il valore degli immobili in termini reali e il PIL pro capite dal 1927 al 2004. Guardando questo grafico si ha un'impressione completamente diversa rispetto a quella che ci trasmette il post di WinMedia, perché se vediamo il prezzo
reale delle case è sì aumentato, e guardiamo la linea tratteggiata azzurrina, ma il PIL pro capite, che dovrebbe essere un indicatore della ricchezza delle persone, è aumentato molto di più. Ma quindi oggi è più facile comprare casa e quindi effettivamente i millennial e la generazione Z sono pigri, oppure negli anni 80 si stava tutti meglio? La risposta è un po' più articolata di quello che sembra e dobbiamo fare alcune considerazioni. Come prima cosa analizziamo il prezzo medio per un immobile. Will riporta 182.800 euro, ma in realtà la situazione è molto più variegata e lo vediamo per esempio dai dati che ci riporta l'Agenzia delle Entrate. Nel 2022 il prezzo medio per una unità immobiliare è stato di 157.300 euro, ma con una grossa variabilità tra diverse zone d'Italia. Il prezzo medio più alto per un'unica unità immobiliare si ha nel centro Italia con 187.000 euro, mentre nelle isole ci sono i prezzi più bassi, 111.000 euro. Il prezzo medio di compravendita deriva però da due fattori: il prezzo degli immobili, ovviamente, e la dimensione degli immobili che vengono compravenduti. Infatti, a parità di prezzo degli immobili, se in una zona si vendono immobili più piccoli, probabilmente il prezzo per singola unità immobiliare in media verrà più basso. Se andiamo a vedere quindi le dimensioni degli immobili che vengono venduti nelle varie zone, abbiamo una indicazione un po' più approfondita. Prendiamo per esempio il centro Italia, dove il prezzo medio è molto più alto rispetto alla media nazionale. In questo caso vediamo che la dimensione media degli immobili compravenduti nel centro Italia è in linea con la media italiana. Quindi se il prezzo medio unitario è più alto, vuol dire che indicativamente, nei grandi numeri, il prezzo medio degli immobili in Italia è più alto, quindi comprare casa nel centro Italia in media costa di più. E questo potrebbe già essere un dato sorprendente, perché di solito siamo abituati a pensare che il problema sia principalmente a Milano, dove i prezzi degli immobili sono effettivamente altissimi. Ed è vero, è così. Il problema è che Milano si trova nel nord dell'Italia, dove fuori dalla metropoli i prezzi sono effettivamente abbastanza bassi. Se invece prendiamo regioni come la Toscana o il Lazio, capiamo che ci sono delle punte che sono rappresentate da Firenze e Roma, ma anche nelle periferie i prezzi non si abbassano così tanto come succede nelle periferie lombarde. Se analizziamo invece l'altro estremo, le isole, dove il prezzo medio per unità immobiliare è molto più basso rispetto alla media nazionale, vediamo che invece la dimensione media è più alta rispetto alla media nazionale. Se mettiamo insieme questi due dati, capiamo in maniera abbastanza chiara che nelle isole i prezzi sono più bassi, perché si comprano immobili mediamente più grandi a dei prezzi più bassi. A questo punto potremmo chiederci come mai il prezzo medio riportato dall'Agenzia delle Entrate è di 157.000 euro, mentre quello riportato da Will è di 182.000 euro. Ci possono essere tantissime risposte. La prima è che i dati dell'Agenzia delle Entrate sono riferiti al 2022. Io non so a cosa siano riferiti i dati di Will rispetto ai 182.000 euro, ma se si va a vedere le fonti da cui è stato fatto questo calcolo, c'è immobiliare.it. Immobiliare.it dà dei dati in tempo reale sul mercato immobiliare, quindi probabilmente si sta parlando di prezzi attuali ad oggi, ma dà dei prezzi di richiesta, quindi non si basa sul compravenduto. Cioè immobiliare.it ci dà ovviamente i dati medi degli annunci pubblicati sul portale. I dati invece dell'Agenzia delle Entrate sono in ritardo, ma sono basati su dati reali, quindi su immobili realmente compravenduti. La situazione quindi è molto disomogenea e bisogna prendere in considerazione talvolta zona per zona, se non città per città, per capire come effettivamente si è mosso il mercato immobiliare e i prezzi rispetto ai redditi. Sicuramente ci sono delle situazioni critiche, borderline, come abbiamo detto per esempio Milano, Firenze o Roma, dove i costi per vivere sono molto più elevati rispetto a quello che sono i redditi medi. Il secondo fattore che compone la formula che abbiamo detto all'inizio, quindi valore degli immobili e redditi, sono appunto i redditi delle persone. A mio avviso l'analisi che ha fatto la Banca d'Italia non ha molto senso, perché prende in considerazione il PIL pro capite. Per comprendere un po' meglio la mia idea, dobbiamo capire come si calcola il PIL pro capite. Il PIL pro capite
è il PIL totale dell'Italia diviso per gli abitanti dell'Italia. Quindi non rappresenta effettivamente il reddito medio di una persona e non dà indicazioni su come questo reddito sia distribuito tra le varie fasce della popolazione. Infatti potremmo avere un PIL pro capite altissimo, ma con un grosso divario tra ricchi e poveri. Quindi PIL pro capite molto alto, ricchezza concentrata nelle mani di pochi, ricchezza e redditi concentrati nelle mani di pochi, e tantissimi, una massa enorme di poveri con redditi bassissimi, e il PIL pro capite casca un po' nel mezzo. Quindi come impostazione diciamo che lo studio di Will mi piace un po' di più, perché prende effettivamente in considerazione i redditi. Ora, leggendo nei commenti del post, effettivamente c'è stato qualcuno che ha sollevato delle obiezioni dicendo che il reddito in medio in realtà in Italia è superiore ai 30.000 euro. Sono andato a verificare ed effettivamente è così. Il reddito medio in Italia è superiore ai 30.000 euro. C'è però da considerare che in quel caso si parla di reddito lordo, e per questo all'inizio ho detto questi 19.000 euro sono lordi o netti. E in più il dato riportato da Will si basa sui giovani nati fra l'80 e il 96. Ora, senza bisogno di andare a prendere studi particolari, che comunque ci sono, sappiamo che questa è la fascia di popolazione che effettivamente sconta i redditi più bassi, un po' perché sono gli ultimi entrati nel mercato del lavoro, un po' perché effettivamente il mondo del lavoro negli ultimi 20 anni è molto cambiato. Infatti è sempre più difficile avere contratti a tempo indeterminato, i redditi in termini reali non sono cresciuti o sono cresciuti di pochissimo, e la ricchezza e i redditi continuano ad essere nelle mani di pochi, e questi pochi, guarda caso, sono le persone più adulte, le persone più anziane, proprio quelle che negli anni 80 hanno comprato una casa che sembra era molto più abbordabile rispetto ad oggi. Quindi non solo sembra che i baby boomers abbiano avuto dei vantaggi nel loro momento d'oro negli anni 80, ma che continuino ad avere redditi più alti e ad accumulare più ricchezza. Tutto questo fa sì che ci sia un po' uno scontro generazionale fra i millennial e la generazione Z e i baby boomers. I primi accusano i secondi di aver sfruttato un momento positivo dal punto di vista politico ed economico, e che oggi queste nuove generazioni ne pagano il prezzo. Un altro fattore importante da considerare in questa valutazione è il fattore culturale. Per molti giovani al di sotto dei 35 anni, la mia generazione per capirci, il fatto di comprare casa, avere una stabilità economica e un lavoro fisso non sono dei valori così importanti. Ovviamente non sto parlando per tutti, è impossibile generalizzare, ma in media ci sono molte più persone rispetto alle generazioni precedenti che non valutano così importanti questi aspetti della vita. Molto più importante invece è fare esperienze, per esempio dei viaggi. Non a caso siamo la generazione dei travel influencer, siamo affascinati da chi riesce a vivere viaggiando, e è molto più importante fare delle esperienze positive e che ci fanno crescere a livello personale rispetto a possedere una casa. Quindi da una parte devo spezzare una lancia a favore dei baby boomer, perché è vero che noi abbiamo spesso altre priorità nella vita, ma questo non vuol dire che non vogliamo acquistare casa. Infine c'è un fattore importantissimo che dobbiamo analizzare e di cui tutti i politici parlano: la famiglia. Come abbiamo detto, la generazione dei baby boomers ha accumulato una bella ricchezza, e sappiamo che l'Italia è uno dei paesi dove il risparmio pro capite è il più alto al mondo. Pensate che secondo True Numbers la ricchezza pro capite in Italia è superiore ai 172.000 euro. Elevatissima. Questa ricchezza pro capite è fortemente influenzata dal fatto che tantissimi italiani hanno una casa di proprietà, cosa che non succede in tante altre parti del mondo. Infatti l'italiano ha proprio la cultura di vivere in una casa di proprietà. E questo devo dire che è vero che ai baby boomers è stato permesso da un contesto economico effettivamente favorevole, ma oggi questo avvantaggia anche le nuove generazioni. Perché parliamoci chiaro, la maggior parte di noi, ripeto, sto parlando in media, ovviamente non posso parlare di tutti, ma la maggior parte vivono in case di proprietà dei genitori, o magari in case ereditate o donate
dai genitori o dai nonni e quindi con una condizione di partenza abbastanza favorevole. Poi è vero che ci troviamo in una congiuntura economica dove il nostro reddito è molto più basso se comparato al valore degli immobili, ma sicuramente la ricchezza accumulata dalle famiglie italiane sta aiutando le nuove generazioni a crearsi una propria strada. Anche in questo caso, sicuramente nella vostra esperienza personale ci sarà un amico, un parente o magari voi stessi che siete riusciti a comprare una casa con l'aiuto dei genitori, dei nonni o che magari avete ereditato una casa. Speravo con questo video di mettere un punto e di capire se i millennials sono avvantaggiati o svantaggiati rispetto ai baby boomers nel mercato immobiliare, ma non mi sembra che ci possa essere una risposta univoca e semplice. A questo punto lascio la parola a voi, sono curioso di sapere cosa ne pensate, quindi commentate sotto questo video e parliamone nei commenti. Vi ricordo anche di raggiungermi su Instagram, dove faremo una sessione di domande e risposte e potrete darmi anche la vostra opinione. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!